Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, figlio unico di Umberto e Anita, nasce a Roma il 23 agosto 1968, nel quartiere Monteverde. Inizia a suonare la chitarra a 8 anni e a 17 anni fonda il suo primo gruppo di genere blues, con cui si esibisce nei locali romani. Successivamente partecipa a festival blues italiani e si esibisce con Louisiana Red, per poi diventare il supporter dei bluesman americani di passaggio in Italia, da Paul Jones a Buddy Miles, fino a Billy Preston e alla tournée europea con Rosa King, 1990. Quante ne abbiamo passate insieme? Dal 1996 al 2016 giornate in studio, chilometri, concerti, mangiate e bevute, risate e cazzo. Fabrizio ha scritto sul suo profilo Facebook Alex Britti, ricordando i vecchi tempi e la vita leggera di chi è un ventenne, con un futuro roseo davanti a sé. Subito sotto il post di Britti, si sono raccolti altri commenti di commiato per Fabrizio Sciannameo. Queste notizie sono dolorose. Condoglianze alla famiglia. Un abbraccio ad Alex Britti, ha scritto Nadia Rinaldi. E anche i fan di Britti hanno espresso tutto il loro cordoglio per la morte del bassista di Alex Britti. Povero ragazzo, ha scritto qualcuno. Una notizia terribile, mi dispiace tanto. Era una persona gentile, ha aggiunto un altro. Che dispiacere immenso. Ciao Fabrizio. Ciao maestro. Sei stato un grande e lo sarai sempre. Riposa in pace. Ma oltre ai successi personali e professionali, con Alex Britti, per molto tempo Fabrizio Sciannameo è stato anche uno dei grandi protagonisti dello show online di Repubblica, Webnotte. Motivo per cui anche la redazione di Repubblica, addolorata per la scomparsa del compositore, ha voluto ricordare così il collega Sciannameo. Aveva le doti naturali del comico, di quelli in grado di dire una battuta senza ridere, di prendere ogni situazione, anche quella più complicata e caotica, dal verso dell'ironia e della risata, perché trasmetteva la sua allegria, contagiosa, a tutti quelli che aveva intorno, si legge nell'articolo di Repubblica.